Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Guerra Ucraina-Russia, corridoio umanitario Azovtal, annunciato un cessate il fuoco fino a sabato per consentire l'evacuazione dei civili intrappolati con il battaglione Azov nell'acciaieria di Mariupol assediata dalle truppe russe. Per il Cremlino nessun accordo fra Putin e il Papa. Il Papa Francesco aveva auspicato un incontro. Il Vaticano dice: attendiamo una risposta da Mosca. I media di Kiev dicono che i russi sono entrati ad Azovstal e sembra che un elicottero di Mosca sia entrato in uno spazio finlandese. Sanzioni a Mosca, slitta la decisione dell'Unione Europea. La presidente Ursula von der Leyen era per approvare la sesta tranche. Kiev dice chi si oppone è complice a Mosca. La Fed ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,5 percentuale per la banca centrale e si tratta del primo aumento di 0,5 dal 2000. Mascherine resta l'obbligo al lavoro, confermata la validità dei protocolli Covid sottoscritti dalle parti sociali nel 2020-2021, una verifica sarà fatta a metà di giugno. Covid sono 47.039 i nuovi casi di contagi nelle ultime 24 ore, i decessi 152, tasso di positività al 14%, giù i ricoveri e un pochino su invece le terapie intensive. Uccide la moglie e la figlia martellata e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore, la tragedia in provincia di Varese, i familiari sono stati colpiti nel sonno. E chiudiamo con lo sport, calcio, Champions, il City battuto, il Real Madrid in finale con una straordinaria rimonta, infatti il Real Madrid batte 3-1 ai supplementari il Manchester City e vola in finale contro il Liverpool. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.